tale quale show Sanremo, con Dio come ti amo, il ricordo di Domenico Modugno. Ricordo ciao. Ciao, ciao. Grande, straordinario, straordinario. Senti, Massimo, come fa quella canzone che in qualche modo era nelle lettere della tua mamma? Ciao, ciao, Bina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Stare lassù con te. Ah. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. The greatest things. Siamo donne, oltre le gambe non ho più. Donne, donne. Vorrei fare anche un duetto insieme a Minghi e a Mietta.
il duo Minchietta. Vieni qua, Massimo. Grande Lopez, grande Massimo. Massimo, bravo, bravissimissimo. Loretta. Loretta. Mamma mia. Troppo bravo. Vedo, è un gladiatore. Massimo, Massimo, Massimo. Bravissimo, bravissimissimissimo, piacevolissimo. E poi pensa che hai cantato la canzone che è stata la mia prima canzone al saggio di quarta elementare. Ciao, ciao bambina. Con le mie compagne di classe con l'ombrellino aperto. E io avevo il mal di gola, tipo Bobby Solo. E, quindi, e però non c'era il playback, quindi ho dovuto cantare lo stesso. Mi hai fatto fare un salto indietro pazzesco. Grazie! Pupo. Chapeau. Allora, senti Massimo, top, 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 bravissimo, bravissimo. Poi un test, una prova. Allora, poi voglio anche sentire lui perché lui è in balla stasera. Ti ricordi? Ti ricordi? Piange il telefono. No, un momento, io faccio la bambina, io faccio la bambina e tu fai. E tu fai allora. Ascolta. Ascolta. Si fa mamma sera. È vicino no, ascolta, te. Mamma che dice? A te? Non me lo ricordo. Chi sei? Il signore l'altra volta. Questa non te la ricordo. Questa piange non te la ricordo. Piange il telefono. Sei stato bravo, intonato, per me uno dei migliori. Complimenti. Giorgio. Quando si affaccia Massimo Lopez in questi luoghi è sempre spettacolo, Massimo. Sì. È sempre divertente. È bravo, è un talentuoso, è riempie la scena. E comunque dall'alto della sua maestria e professionalità è bello che si diverte sempre a venire qua con noi a giocare con noi. Per me è una gioia, giocare come quando giocavo a casa da piccolo, era così. È uguale. È un privilegio grande per noi che facciamo questo lavoro. Sei in odor di santità. Sì. Esattamente, io credo che sia importante di fare questo gioco di tutti, di cantare le canzoni e che danno allegria. Bravo. E sentiamo Malgioglio. Malgi? Devo dire che questo uomo mi imita alla perfezione. Sì, ma stasera si parlava di Modugno. Lo so, infatti. Lo sai bene. Lo so bene. Cerca di parlare velocemente perché sennò mi viene il batticuore. Allora, parlo velocemente. Perché se parla così lento, sei una palla. Allora, io penso che un artista come Domenico Modugno non nascerà più, perché è meraviglioso, straordinario. Meraviglioso. È giusto. Ma come non ti accorgi di quando il mondo sia? Quando? Quando? Di quando? Dimmi quando tu verrai. Vabbè, può stare così. Di quando? Di quando? Allora, quando? Vabbè, lasciamo perdere. Questa non è una canzone. No. Questa è una canzone d'amore, pazzesca, meravigliosa. Lui aveva questa espressione quando cantava che ti dava il cuore. Oggi artisti come Modugno non ce ne sono in circolazione. Hai capito, amore mio? Non esistono, non esistono. Ma lui come ha cantato? Lui? Adesso io parlo, avete parlato voi tre ore. Fatemi parlare adesso. Non romperlo. Devi sapere che Modugno ha partecipato tre volte all'Eurovision, no? Sì. Mi ascolti, per favore? No, ascoltalo. Ascolta, allora, signore. Allora, questo pezzo... Questa canzone, naturalmente, non è stata votata da nessun paese, lo sai, vero? Però c'è da dire una cosa molto importante. Non è stato un successo in Europa. Il grande successo di questa canzone l'ha portata Gigliola Cinquetti in Brasile, che è stato un successo enorme. E una sera io seduto col mio amico Roberto Carlos, col quale ho avuto la fortuna di lavorare, non guardarmi così, e tu conosci lo scrittore Jorge Amado? Certo. Conosci lo scrittore Jorge Amado? Sì, certo. Cocchi e Renato? Cocchi a mano. Allora, il quale mentre la... No, uno di solito dice guardami quando parli nelle palle degli occhi. Gli occhi non si vedono, vedo solo una palla. Guarda lì.
No, avevo ascoltato la voce di Gigliola Cinquetti e avevo detto: Dio mio, che meraviglia questa ragazza, come canta. Sì. Per me è straordinaria, meravigliosa. Sì. Cosa ti devo dire? Sei stato incantevole. Molto bene. Oh, grazie Massimo, accomodati pure. Ci voleva tanto dire questa cosa. Volevi Mingie Mietta? Sì. Stanno per